Invito quindi il dottor Roberto Maroni, componente del CDA della Triennale di Milano, che ringrazio per la sua presenza. Buongiorno a tutti, solo per darvi il benvenuto come appunto consigliere della Triennale. La Triennale è un'istituzione straordinaria e straordinariamente importante. Non si occupa solo di architettura, di design. Tra le sue attività c'è la valorizzazione di tutto quello che è cultura, di tutto quello che è sperimentazione, che è innovazione. Quindi oggi quello che vediamo fa parte proprio delle attività che la Triennale vuole valorizzare, soprattutto se legate ai territori. E parliamo di un territorio di eccellenza, Varese, naturalmente, e quindi sono ben lieto e voglio ringraziare Giovanna non solo per l'iniziativa di oggi, ma per tutto quello che sta facendo. Il cinema sperimentale, la sperimentazione, appunto, oggi è tutto più facile con gli strumenti tecnologici che ci sono, ma all'epoca di suo papà era veramente complicato, quindi tutto quello che vediamo, che oggi può sembrare anche abbastanza facile da realizzare, vi assicuro che era assolutamente opera dell'ingegno artistico. Grazie Giovanna e benvenuti a tutti voi, buona visione. Grazie, invito ora dottor Matteo Pavesi, direttore della Cineteca Italiana di Milano, grazie. Grazie Giovanna, io davvero solo due parole rispetto a, noi siamo depositari di questo magnifico lotto di pellicole. Se non fosse, se Gianfranco Brebbia non avesse girato i suoi film in pellicola, io non sarei qui, perché la Cineteca conserva materiali conservabili e che hanno una loro vita, e queste sono storicamente le pellicole. Le pellicole hanno, come dire, una vita e si può operare nella conservazione e nel restauro. Ciò che oggi è digitale ha un'altra storia che ci interessa un po' meno. Per cui grazie a questo supporto, prima di tutto, è nato questo legame. Dopodiché abbiamo guardato il supporto e il legame è diventato più stretto, perché il materiale di Gianfranco Brebbia è un materiale incandescente, ricco di tantissimi spunti, e si lega a un mondo e a un periodo forse irripetibile. Accanto a Gianfranco Brebbia in Cineteca ci sono le pellicole colorate di Veronesi, ci sono le pellicole di Carpi, ci sono le pellicole di Adami, ci sono tante pellicole che ci raccontano il periodo della sperimentazione, e Brebbia, come dire, va a coprire, anzi dobbiamo ancora scoprirlo tutto, un tassello molto molto importante. L'altro elemento che mi sento di ricordare è poi che la Cineteca non solo conserva e restaura i materiali, ma poi cerca anche di diffonderli. E abbiamo fatto una prima operazione così divulgativa con un primo DVD, ne seguiranno altre, seguiranno sicuramente anche altre occasioni come queste. Grazie. Invito ora il professor Fabio Minazzi, professore ordinario di filosofia della scienza, direttore scientifico del Centro Internazionale Insubrico Carlo Cattaneo Giulio Preti dell'Università degli Studi dell'Insubria. Buongiorno a tutti, il mio è un saluto brevissimo, ma soprattutto è un grazie a Giovanna, perché se siamo qui oggi, se è stato fatto in questi anni quello che è stato fatto, lo si deve a Giovanna. Vorrei solo ricordare che tutto è partito, l'ho già detto, ma è ripetita iuvant et stufant, però consentitemi di dirlo ancora una volta, tutto è partito da una tesi di laurea di Giovanna. Quando è venuta a chiedermi la tesi abbiamo iniziato a ragionare e a un certo punto, parlando, mi dice che ha questo opus in cantina. E allora ho iniziato a porre qualche domanda su cos'era questo materiale. E più ne parlava, più mi sono reso conto che era un archivio, e ho detto, ce l'ha in casa l'oggetto della tesi. E quindi siamo partiti con questa impresa, che è stata una duplice impresa, Giovanna, perché da un lato è stata l'occasione
per leggere questo messaggio in bottiglia che tuo padre ti aveva mandato, non solo a te, a tutti noi, ma è un messaggio in bottiglia straordinario, perché era conservato dal punto di vista archivistico, c'era già un ordine che è quello che abbiamo mantenuto. E in secondo luogo, e questo, essendo io una persona abituata a rapportarsi col mondo attraverso la lettura, la scrittura, leggendo i capitoli che man mano Giovanna mi dava, mi sono reso conto, forse non te l'ho mai detto, che nel leggere i tuoi capitoli, sì, avevo una descrizione del materiale, ma era anche la storia di un'anima, la tua anima, che faceva questo viaggio nel profondo, perché era un recupero del rapporto con suo padre. Perché le fasi della vita sono esattamente quelle quando appunto uno è dedito agli studi. Giovanna viene da un'alta professionalità nell'ambito di studi medici, è una chirurga, e quindi negli anni in cui suo padre era attivo lei si doveva concentrare necessariamente in questi studi, e quindi è stato un recupero pieno. Ma da questo, perché ci tengo a ricordarlo? Perché questo è il lavoro dell'università, che è un lavoro silente, non ha le bandierine, non fa pepe, non è un lavoro silente, come la goccia d'acqua che cade quotidianamente, anzi lasciatemi usare una citazione di Gramsci per me molto bella, è il rosario delle azioni quotidiane. E con Giovanna è partito un lavoro, un rosario di azioni quotidiane che ha portato, adesso abbiamo finito da poco, grazie a un archivista che penso sia qui, adesso lo saluto, lo ringrazio, una schedatura rigorosa, scientifica di tutto il fondo. Tramite il rapporto con Giovanna e l'attività del nostro centro, che raccoglie archivi e biblioteche, soprattutto legate alla Scuola di Milano, è nata l'idea di depositare qui a Milano, l'ha fatto Giovanna, alla Cineteca, questo altro archivio straordinario di film. E poi, sempre grazie a Giovanna, sono nate le varie iniziative fatte a Parigi e adesso qui in Triennale. E quindi concludo con le parole con cui ho iniziato. Il vero grazie che dobbiamo dire oggi, e io invito con un bel applauso, per Giovanna. Grazie Giovanna.